9 novembre 1982, Silvia Baraldini è arrestata con l'accusa di concorso in evasione, associazione sovversiva e due tentate rapine. L'arresto era indirettamente collegato a una rapina portata a termine il 20 ottobre 1981 da membri della Black Liberation Army, un gruppo terroristico di estrema sinistra di cui la Baraldini era membro di spicco. Era stato assaltato a Long Island un furgone portavalori della Brinks e nello scontro a fuoco erano rimasti uccisi due poliziotti e una guardia privata. Condannata a un lunghissimo periodo di detenzione, dopo un lungo braccio di ferro diplomatico fra Stati Uniti e Italia, alla donna viene concesso il rimpatrio per scontare il resto della pena in un carcere italiano. Il 24 agosto 1999 atterra all'aeroporto romano di Ciampino e viene rinchiusa nel carcere di Rebibbia. Silvia Baraldini torna libera grazie a un indulto il 26 settembre 2006.